In questa puntata un antipasto creativo proposto dallo chef Rocco Giubileo dell'Unione Regionale Cuochi Lucani. A lezione dal sommelier vini impastiti e vini dolci. In esclusiva l'intervista allo chef stellato Pino Lavarra. Benvenuti amici, il nostro appuntamento con le nostre ricette dell'Unione Regionale Cuochi Lucani. Oggi vi presento un antipasto che è a base di melanzana, è una mille foglie di melanzana con provola, capocollo stagionato su un culì di pomodorini. Gli ingredienti che ci occorrono sono 3 fette di melanzane, 3 fette di capocollo stagionato, 3 fette tagliate sottili di provola stagionata, dei pomodorini, un filo d'olio, del prezzemolo tritato e un po' d'origano. Procediamo con l'esecuzione. Per prima cosa andiamo ad infarinare le fette di melanzane e le soffriggiamo in olio extravergine di oliva caldo. Le scoliamo, le facciamo asciugare su un foglio di carta assorbente, dopodiché andiamo ad assemblare il tutto. Quindi partiamo con una fetta di melanzana, appoggiamo sopra la fetta di melanzana una fetta di capocollo, sistemiamo la fetta di provola, dopodiché alterniamo semplicemente con un'altra fetta di melanzana, altro capocollo, altra provola e completiamo sempre con un'altra fetta ancora di melanzana, capocollo, provola e capocollo in ultimo. Dopodiché andiamo ad infornare il tutto nel forno a 170 gradi per 7 minuti circa. Nel frattempo ci prepariamo il culì di pomodorino. Tagliamo i pomodorini a spicchio, li andiamo a soffriggere leggermente in padella con un filo di olio. Allunghiamo con un po' di brodo se occorre, dopodiché frulliamo il tutto. Andiamo ad insaporire con un po' di origano, un po' di sale e un po' di pepe. A questo punto siamo pronti per impiattare. Quindi posizioniamo sul fondo del piatto un paio di cucchiai di pomodorino, di salsa di pomodorino frullata e sistemiamo la mille foglie di melanzana. Irroriamo con un filo di olio e completiamo con un po' di prezzemolo tritato. Il piatto è pronto. Buon appetito! Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del vino parlando di altre categorie, di cosiddetti vini speciali. Oggi parleremo dei cosiddetti vini passiti e dei vini dolci, che è una categoria di vini molto molto interessante. I vini passiti vengono ottenuti con una particolare tecnica che è appunto l'appassimento, altre volte si può ottenere anche con le cosiddette vendemmie tardive, cioè mantenendo le uve ad appassire sulla pianta, oppure facendo un appassimento come si fa nell'isola di Pantelleria su dei graticci al sole. Il concetto qual è? Quello di disidratare l'uva per avere un'uva molto più concentrata, più dolce, ricca di zuccheri che darà anche una grande alcolicità al vino. I vini passiti sono molto belli e particolari, hanno dei profumi spettacolari perché ricordano un attimo la frutta candita, il miele, i fichi secchi, quindi hanno questi profumi molto dolci. Sono sempre caratterizzati quasi sempre da questi colori ambrati, questi colori molto molto carichi, questi dorati ambrati che fanno ricordare un'ossidazione. E sono dei vini che hanno anche una grandissima dolcezza. Per questo sono ideali per gli abbinamenti con particolari tipi di pasticceria, come ad esempio la cassata siciliana, come la pasta di mandorle, ma anche tantissimi tipi di pasticceria secca. Quindi questi sono vini molto particolari che sprigionano grande alcolicità, lo si sente in bocca con alcol di 14-15 gradi, ma che riescono a trasmettere delle sensazioni molto belle e molto piacevoli a coloro che lo gustano. Una chiacchierata con lo chef stellato Pino Lavarra, ospite dell'associazione Cuochi Potentini per una giornata formativa rivolta a giovani promesse della ristorazione e professionisti. Eccellenze del gusto, il tema dell'aggiornamento professionale. In esclusiva ai microfoni della Nuova TV, Pino Lavarra ha raccontato se stesso e la sua cucina. Come definisce la sua cucina e se stesso? Me stesso estroverso e solare,
La mia cucina di tradizione e innovazione. Il complimento più bello che ha ricevuto? Stasera ho mangiato veramente bene. Cosa rappresentano per lei le due stelle Michelin? Il giusto riconoscimento a tanti anni di duro lavoro. Dopo Palazzo Sasso a Ravello, una nuova sfida professionale a Hong Kong. Cosa porterà in Oriente? La mia cucina, il mio estro e i miei ultimi 25 anni di lavoro in una cucina. Il piatto che meglio la rappresenta? Il piatto sicuramente in questo momento è il tonno sott'olio, che è questo filetto di tonno cotto a 70 gradi per 7 minuti. Dopodiché si fanno queste patate soffiate, sono questi palloncini di patate che vengono a contornare un po' il piatto. La purea di melanzana bianca, che è una melanzana cotta a vapore, poi spellata e condita solamente olio, sale e pepe. E la salsa, che è un'unzione di tonno sott'olio, il vero tonno sott'olio, con capperi e olio d'oliva. Quindi si fa questa emulsione, questo tipo di maionese liquida, che aiuta a dare proprio la sensazione del tonno sott'olio reale. L'impatto visivo è di grande importanza, ciò nonostante comunque il gusto deve essere predominante. In Basilicata è venuto diverse volte, cosa ne pensa dei prodotti lucani? Ne utilizza alcuni per la sua cucina? Sì, utilizzo ovviamente i fagioli di Sarconi, i peperoni di Senise, ormai questi li utilizzano tutti, il ficotto. Ci sono dei prodotti che utilizzo, grande bacino ancora forse vergine, quindi ci sono ancora dei prodotti che dobbiamo conoscere, come la melanzana rotonda che ho appena conosciuto un paio di mesi fa. È straordinario, quindi sono tutte cose che ancora dovrò scoprire.